posto che l'assoluto essere è dato dal 10, anche il nostro io è un 10. E si vede anche nella forma, perché io è quasi uguale a numero 10. Noi infatti ci regoliamo in ogni cosa attraverso 10 dati concepiti come l'unità, e grazie a 10 dati tiriamo fuori ogni cosa dando concetti a tutti i possibili algoritmi individuabili nel numero 10 quando si scinde in due e uno si mette in relazione dell'altro come una frazione oppure come il suo inverso. Allora, da tutti i modi possibili, come 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, eccetera, eccetera, noi ricaviamo l'immagine di tutte le unità della fisica, quelle che oggi la fisica crede come costanti universali, quali il tempo, lo spazio, la massa, eccetera, che invece sono solamente algoritmi del 10 che siamo noi. E noi, grazie al nostro quantitativo unitario, ricaviamo ogni modo per dare una forma concettuale al mondo in cui noi siamo. Il nostro io, messo in relazione con l'io assoluto, ossia con Dio, è nella stessa sostanza, è il Dio assoluto, ossia l'io assoluto, che si è calato nell'io singolo, in ogni io singolo, assumendo la croce del suo personaggio. Di conseguenza abbiamo due mondi, uno assolutamente onnipotente, che è il sistema onnipotente di tutte le possibilità, e un altro sistema di io, tutti determinati, in tutti i modi possibili, uguali e distinti nell'infinita dimensione del sistema, che, essendo nella stessa sostanza di Dio, possono visualizzare il sistema in modo da capirlo in termini oggettivi e ricondurre tutte le astrazioni dello spirito, come gioia, dolore, eccetera, a successi riferibili a modelli reali. In tale modo noi siamo l'occasione per Dio, ente assoluto, di avere una possibile vita nel relativo. Il Dio assoluto si carica in ogni relativo, assumendo la croce del suo relativo, per avere una vita determinata e non indeterminata. Quindi noi siamo il modo per Dio di consentirgli una sua infinita vittoria, che accadrà in ciascuno di noi, ma non per sovrapposizione a noi di un modello, ma dando veramente a ciascuno di noi il libero arbitrio di definire il suo io, ossia il suo mondo di valori, che farà come il suo reale Dio. Non ora, perché ora la vita è determinata, ma quando, superato questo momento, noi potremo veramente scegliere tra l'infinita possibilità offerta da tutto il sistema con quale volta per volta immedesimarci, farci uno, per poter gioire realmente delle gioie reali esistenti in tutte le vite, a condizione che oggi ci abituiamo a non discriminarne alcuna, perché se noi discriminiamo una vita, la escludiamo dal nostro futuro possibile paradiso.